Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella città. Questa settimana parliamo di un tema che, permettetemi di dirlo, è particolarmente caro a me, ma non solo, naturalmente, è tanto importante per la nostra convivenza civile, che è quello della giustizia, di una giustizia che abbia a cuore comunque le persone, qualsiasi siano le loro colpe. Parleremo anche della giustizia riparativa. Ma vado subito a presentare il nostro ospite, che ringrazio. Benvenuto, non è mai stato nei nostri studi, è Mattia Ferrero, che è presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici di Milano, ma anche vicepresidente dell'Unione Nazionale, docente in cattolica, giovane, lo vedete, quindi insomma, voglio dire, persone informate dei fatti, diciamo così. Parliamo di questi argomenti perché pochi giorni fa si è svolto presso il Tribunale di Milano, Palazzo di Giustizia, un incontro riservato tra l'arcivescovo e i presidenti delle diverse sezioni del Tribunale stesso. A un primo momento di questo incontro c'erano anche le nostre telecamere. Allora vogliamo approfondire alcuni temi e questa è la ragione della presenza del nostro ospite. Ecco, com'è nato questo incontro tra l'arcivescovo e, diciamo, gli operatori della giustizia? L'incontro nasce nell'ambito della visita pastorale al decanato centro storico. Inizialmente si è pensato a un momento pubblico di incontro, che poi vi è stato la celebrazione della messa per gli operatori della giustizia. Celebrazione che avviene settimanalmente nella chiesa di San Pietro in Gessate, vis-à-vis Palazzo di Giustizia, e che eccezionalmente ha avuto l'arcivescovo come Ecco, vediamo presidente proprio le della. immagini dell'ingresso. Dove siamo qui all'interno del Qui siamo palazzo? nella sala riunione della presidenza della Corte d'Appello di Milano e in questo momento appunto l'arcivescovo incontra i capi degli uffici giudiziari del circondario del distretto di Milano. Voi naturalmente come Unione dei Giuristi Cattolici di Milano avete avuto un magna pars nell'organizzazione di questo incontro. Sì, nel senso, insomma, è stata un'idea quella di unire a quella celebrazione della messa, quindi momento pubblico di incontro con la comunità che gravita sulla chiesa di San Pietro in Gessate e sul Palazzo di Giustizia, un incontro, come diceva lei, un po' più riservato, con i capi degli uffici giudiziari, una rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Milano e del personale amministrativo, del Palazzo di Giustizia, per consentire all'arcivescovo uno scambio anche di conoscenza sulla realtà dell'amministrazione della giustizia, che è molto complessa e articolata, Certo. specie in una realtà come quella di Milano, che è certamente tra le principali anche a livello italiano. Certamente, allora vogliamo subito ascoltare un breve stralcio dell'indirizzo di saluto che è stato rivolto all'arcivescovo da parte del presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Ondei. Sentiamo. I diritti dei lavoratori, dei migranti, dei malati, delle persone in fin di vita e dei più poveri sono sempre più spesso trascurati e o negati in questa cultura dello scarto. Chi non ha capacità di spendere e di consumare sembra non valere nulla. Ma negare i diritti fondamentali, negare il diritto a una vita dignitosa, a cure fisiche, psicologiche e spirituali, a un salario giusto, significa negare la dignità umana. Il cardinale Dionigi Tettamanzi amava ripetere che i diritti dei deboli non sono diritti deboli. Mi piace aggiungere a questa frase, a questo bel ricordo del presidente Ondei, che l'arcivescovo Tettamanzi disse questa frase proprio davanti al comune di Milano facendo il suo ingresso solenne nel 2002. Ecco, lei sente questo, diciamo, appello che ha fatto, in parte anche una denuncia, fra virgolette, del presidente della Corte d'Appello, lo sente anche proprio come avvocato, come a sua volta presidente di un organo che riunisce i giuristi cattolici? Certamente è un tema che costituisce una priorità e che va considerato attentamente, perché è chiaro che le persone deboli, la cui debolezza può essere quella economica, può essere quella psicologica, sono persone che per una molteplicità di ragioni rischiano di non godere appieno
del diritto ad avere una giustizia, permettetemi di dirlo, giusta, perché possono non avere la possibilità di accedere a una difesa tecnica adeguata, perché non hanno le conoscenze per rivolgersi alle persone giuste, non conoscono le opportunità che l'amministrazione della giustizia dà loro. Quindi da questo punto di vista vale il principio di eguaglianza sostanziale consacrato nella Costituzione, non a tutti l'eguale ma a ciascuno il suo, e dunque alle persone deboli dobbiamo dare di più. Ecco, lei come cattolico, ovviamente, come cristiano, quale pensa nel contesto che le è proprio professionalmente, ma anche come cittadino di questa città, di questa nazione, quale pensa che sia il primo contributo che possono dare i cattolici, i cristiani all'interno dell'amministrazione della giustizia, ma anche per promuovere la giustizia a tutti i livelli? Io credo che da una parte, per chi è cattolico e giurista, sia importante valorizzare, anche in conformità a una carta costituzionale che di fatto è debitrice in buona parte al pensiero cattolico, il principio di dignità umana. Pensare sempre che una persona nell'amministrazione della giustizia, quindi non solo nei procedimenti penali ma anche nei procedimenti civili, che a volte toccano materie sensibili, pensiamo alla famiglia, ma anche altre materie, come può essere banalmente la riscossione di un credito, per una persona quel credito può essere fondamentale per la propria dignità, perché serve per sostenere la famiglia, per avere una fonte di reddito e via dicendo. E quindi dobbiamo avere sempre la consapevolezza che dietro qualunque pratica, anche quella che può sembrare più banale, più ripetitiva, c'è una persona con i suoi bisogni e che va tutelata. Da un punto di vista più generale, credo che l'attenzione dei cattolici verso il tema, verso il mondo della giustizia, sia quello di sostenere una giustizia che, come dicevamo prima, sicuramente tenga in considerazione le ragioni dei più deboli, favorisca i diritti delle persone deboli, non rendendo deboli questi diritti, ma anche quella di sottolineare l'importanza di una giustizia che sia accessibile a tutti, che abbia dei tempi ragionevoli, che non incuta nel cittadino timore o sfiducia. Ecco, credo che questi siano proprio due aspetti fondamentali. Far riscoprire a tutti l'importanza della giustizia in cui dobbiamo avere fiducia e che non deve essere qualcosa di timoroso, ma è uno strumento per vedere riconosciute i propri diritti e le proprie ragioni. L'Arcivescovo ha rivolto a coloro che aveva di fronte in questo incontro quattro parole, ha detto. La prima è la parola beatitudine, beati coloro che si impegnano ogni giorno per cercare la giustizia e che continuano a pensare, a studiare, a cercare. La seconda parola è stata definita da Monsignor Delpini di incoraggiamento e riguarda un po' quello che ha detto l'avvocato Ferrero. Ascoltiamo. Io credo che la mole di lavoro che voi dovete affrontare, la complessità delle situazioni che dovrete studiare, vi faccia spesso sentire stanchi e oppressi per il troppo lavoro, per i risultati insoddisfacenti del proprio lavoro, per la giustizia imperfetta, per la procedura esasperante, per la malizia dei malvagi, per la prepotenza dei prepotenti, per la complicazione della burocrazia. E dunque, naturalmente non voglio usare parole paternalistiche, però ecco, vorrei che autorizzarvi, se posso dire così, ad aver cura di voi stessi, del vostro riposo, della vostra salute, dei tempi di distensione. Ecco, lei diceva prima: aiutare i cittadini attraverso una giustizia che funzioni ad avere fiducia. Certamente possono essere sfiduciati a volte anche gli operatori, come lo sono i giornalisti. Talvolta, io parlo della mia categoria che conosco certamente meglio di quella di chi lavora in Palazzo di Giustizia. Anche questo può essere un rischio. L'Arcivescovo ha messo in evidenza la farraginosità delle leggi, delle regole, delle norme. Certo, colpisce chi magari sta subendo un processo e già in una situazione di difficoltà, ma forse anche voi che poi dovete gestirle queste norme non avete tante volte facilità.
Sicuramente, e questa è una notazione di carattere generale, il legislatore agisce sempre di più sull'onda emotiva della necessità di comunicazione, quindi si susseguono riforme, interventi legislativi che non lasciano anzitutto tempo di sperimentare l'assetto ordinamentale precedente, quindi vedere se vi sono effettivamente aspetti da modificare, aspetti da migliorare, e probabilmente anche difettano di una visione di medio-lungo termine. E quindi gli operatori si trovano di fronte appunto a misure che pongono pressione, che non sono probabilmente ben ragionate, ma più in generale quello che mi sento di dire è che sempre di più si cerca di regolare tutto con norme sempre più precise, dalle quali poi discendono adempimenti burocratici, e ci si fida sempre meno delle persone, della responsabilità dei magistrati, dei giudici, della magistratura inquirente, anche degli avvocati, che sono in grado comunque di darsi delle regole perché la giustizia sia rapida, sia efficiente, sia efficace. E invece sempre di più assistiamo a interventi normativi molto puntuali che poi alla fine non giovano alla organizzazione e all'amministrazione della giustizia nella nostra vita quotidiana. Senta, lei ne ha accennato prima. A Milano alle 13.15 ogni mercoledì nella chiesa che è di fronte a Palazzo di Giustizia, fra l'altro un gioiello, non è aperta molte ore al giorno, ma andate a visitarla, San Pietro in Gessate, lo vediamo, siamo qui proprio in questa chiesa, si svolge, viene celebrata una messa per gli operatori del mondo giudiziario, qui vediamo quella che è stata celebrata proprio in occasione di questa visita in tribunale dall'arcivescovo, se no vi è Don Gabriele Ferrari, si vedeva nelle immagini. Ecco, che tipo di esperienza è? Molto partecipata, mi pare. Sì, è una bella esperienza che ormai si è fatta tradizione, grazie a una serie di circostanze anche fortuite legate anche all'emergenza pandemica. Si è andati a confluire su questa messa delle 13.15 del mercoledì in diverse, chiamiamole, componenti, sensibilità, che prima avevano le proprie messe, le proprie tradizioni, le proprie abitudini. E quindi si è creato un momento di incontro per tutti gli operatori della giustizia, ed è una bella occasione di incontro tra avvocati e magistrati, non solo da un punto di vista della comunità di fede, ma anche da un punto di vista professionale, perché si rafforza l'idea che, seppur in posizioni diverse, facciamo tutti il medesimo mestiere. E a questa celebrazione si è anche aggiunta un ulteriore momento di assistenza spirituale, perché ogni mercoledì, assieme alla celebrazione della messa, vi è la presenza di un sacerdote a turno, sono quattro sacerdoti che si alternano per le confessioni, i momenti di accompagnamento spirituale. Quindi, come ha detto l'arcivescovo, è divenuta una sorta di comunità di elezione, dove i giuristi trovano appunto un momento di accompagnamento spirituale importante. Tra l'altro non è un'occasione, diciamo così, unica, perché si svolgono messe nel centro, naturalmente, dove più sono gli uffici, all'ora di pranzo, in diverse chiese. Questo ci dice che forse, nonostante tutto, anche nella città secolarizzata per eccellenza, Milano, la ricerca di fede continua a essere importante e rilevante. Adesso ci lasciamo per pochissimo, torniamo tra poco, il nostro ospite resta con noi, avremo un collegamento Skype con Adolfo Ceretti, che è docente di criminologia all'Università Milano Bicocca, e parleremo della giustizia riparativa, che ha molto a che fare con tutto quello che abbiamo detto. Quindi, come dico sempre, restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, ricordo che parliamo di giustizia, c'è stato un incontro proprio in tribunale tra l'arcivescovo
e diversi magistrati, i vertici della magistratura milanese, ma anche rappresentanti di avvocati, del personale. Ne stiamo approfondendo un po' il profilo di tale incontro. E allora, oltre che dire che è con noi Mattia Ferrero, che è presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici di Milano, con cui abbiamo già dialogato, do il benvenuto, è collegato da remoto via Skype, al professor Adolfo Ceretti, che è docente di criminologia presso l'Università Milano Bicocca, e lo ringrazio davvero perché so che ha giornate molto intense. Ecco, benvenuto professore. Grazie dell'invito, buongiorno a tutte e a tutti. Benissimo. Lei ha di recente partecipato a un incontro, mi permetta di dire, molto bello, giustizia e condono, dove questa parola condono aveva un trattino, perché naturalmente eravamo all'interno del Festival della Missione, e quindi si voleva dire che anche la giustizia può essere un dono, come il perdono che dava il titolo al festival in qualche modo della missione, vivere perdono. E lei ha partecipato all'incontro proprio dedicato a superare in qualche modo il male, creare spazi di dialogo tra vittime e colpevoli, è possibile. È stato un incontro molto affollato e lei ha portato la sua esperienza, centrato sulla giustizia riparativa. Quindi, che cos'è la giustizia riparativa? Sì, è davvero quasi, cioè, difficile ogni volta riprendere il discorso da capo e portare gli ascoltatori all'interno di una dimensione simbolica che è un po' controintuitiva, perché noi siamo abituati a pensare alla giustizia facendola risalire a livello di immagine, di icona, a una dea bendata con la bilancia e una spada, quindi una giustizia che divide e soppesa. Ecco, la giustizia riparativa, che nasce sostanzialmente nella forma che conosciamo alla fine degli anni 70 con alcuni esperimenti. Scusi, stiamo proprio vedendo le immagini, dico per i nostri telespettatori, le immagini di quell'incontro all'interno del Festival della Missione di cui parlavamo. Prego, professore. Ecco, dicevo che nasce in Canada e poi negli Stati Uniti e si trasferisce presto in Europa, propone una sfida che va proprio alla base della concezione ordinaria della giustizia, e per introdurla non ci sono parole migliori, vado a leggere un paio di citazioni, del Cardinal Martini, che è stato un profeta anche sotto questo punto di vista, perché quando io muovevo i miei primi passi in questi temi 25 anni fa, posso pregiarmi di averlo avuto al fianco come un sostenitore proprio, diciamo, totale rispetto alle proposte che andavamo facendo. Cito due pensieri del Cardinale. Il primo: la premessa è che di fronte alla delinquenza e al crimine è necessario reagire opponendosi al male, senza peraltro compiere altri mali e altre violenze. Guardate, in queste due righe c'è una contestazione radicale alla concezione odierna della giustizia, che reagisce col male, cioè attraverso l'inflizione di una pena che in alcuni casi può essere anche la pena di morte, e quindi, diciamo, facendo da bilancia al male che è stato commesso attraverso un altro male. La seconda citazione: ne segue che l'esigenza che i modelli sanzionatori non debbano ritenere scontate le modalità di risposta al reato
fondate semplicemente sulla ritorsione, sulla fine pena a se stessa, sull'emarginazione. Parole magistrali. Che cosa ci vuole dire qui il Cardinal Martini? Il Cardinale ci suggerisce che tutta l'epoca moderna è fondata su una razionalizzazione della crudeltà, proprio perché la società continuerebbe a reintegrarsi dall'interruzione dell'ordine generato dalla condotta criminale per mezzo di un trattamento crudele, cioè il male, violenze, ritorsioni, pene fine a se stesse. La sfida della giustizia riparativa parte proprio da qui, parte dall'idea che è ancora naturalmente embrionale, ma insomma con la riforma Cartabia noi siamo riusciti, io ho avuto l'onore e l'onere di dirigere la commissione appunto che ha costruito dal nulla i progetti di giustizia riparativa. Adesso sappiamo che questa riforma è stata sospesa, ecco, si vuole arrivare all'obiettivo di costruire una giustizia più mite che personalmente sono portato a definire come la giustizia dell'incontro. Infatti lei ha scritto un bellissimo volume, il libro dell'incontro proprio. Ecco, infatti il libro dell'incontro racconta di un incontro diciamo che ha dell'incredibile, perché con la professoressa Claudia Mazzuccato e con padre Guido Bertagna, che è un padre gesuita, dal 2009 al 2014 abbiamo aiutato responsabili della lotta armata in Italia che avevano scontato la pena o erano ancora diciamo in misura alternativa comunque alla pena detentiva, e vittime, parenti di vittime, a incontrarsi appunto per generare quegli obiettivi che sono quelli della giustizia riparativa, cioè costruire un dialogo che permetta a ciascuno di uscire, diciamo, dalla quella dimensione in cui ciascuno si è iscritto commettendo il male o subendo il male, che è appunto il ruolo della vittima e del responsabile, e che costruisce, diciamo, due visioni di nemicità, necessariamente di nemicità, che ahimè il processo tradizionale tende a rinforzare e, o perlomeno a mantenere. Ecco, la interrompo solo per dire che lei ha fatto esperienza anche all'estero, con l'esperienza, sì, con la situazione della Colombia, dove si è giunti a degli accordi di pace nel 2016 dopo una guerra civile durata 52 anni che ha portato a 8 milioni di vittime. In Italia, secondo lei, se dovesse brevemente dire come siamo messi a livello di giustizia riparativa, ci sono delle esperienze? Sì, da 25 anni sono nate esperienze estremamente interessanti, alcune molto valide, naturalmente disseminate a macchia di leopardo sul territorio, in base anche all'impegno degli enti pubblici territoriali, appunto in assenza di una legge capace di introdurre a livello nazionale i principi e gli strumenti della giustizia riparativa, e soprattutto in campo, nel campo della giustizia minorile si sono fatti delle esperienze estremamente significative, cioè questa idea che attraverso il dialogo tra le vittime e i responsabili, aiutati ovviamente da un terzo imparziale che è il mediatore, le persone possono
lentamente abbandonare questa visione a tunnel che hanno l'una rispetto all'altra in relazione al male che è stato prodotto, e iniziare a incontrarsi su un piano diverso da quello che riguarda Certo. il conflitto che il reato ha scatenato, e naturalmente a impegnarsi reciprocamente, soprattutto i responsabili, in una dimensione riparativa Certo. che non è più un risarcimento del danno, ma è un attivarsi a favore delle vittime in una modalità simbolica che possa toccare però la loro sfera anche morale e aiutarle a superare anche il trauma del male subito. Va E questo bene. io credo che sia molto importante. Certo, io ringrazio il professor Ceretti, criminologo, docente presso l'Università Milano Bicocca, di essere stato con noi per illuminare questo aspetto così particolare, così importante della giustizia. Mi permetto di ringraziarlo personalmente per la citazione del cardinale Martini. Ricordo proprio in Bicocca una Martini Lecture con lei dedicata a questi temi, Esattamente, esattamente. veramente molto, molto significativa. Grazie, a presto, professore. Grazie, un saluto a tutte e a tutti. Bene, Ferrero, per la sua esperienza di avvocato, è transitabile questo tipo di giustizia, diciamo nell'ordinarietà anche della pratica giuridica? Credo che questa proposta, direi anche, per così dire, lo dico in termini benevoli, provocazione a giustizia riparativa vada considerata non solo limitatamente al settore del diritto penale, dove essa è nata, si è sviluppata, ma in generale per il sistema della giustizia. E qui mi permetto di collegarmi a una delle quattro parole che l'arcivescovo ha pronunciato nel suo incontro con i capi degli uffici giudiziari, quelle della stima. Nel senso che credo sia importante recuperare questa parola, questa cifra nel rapporto alla giustizia. Abbiamo appunto, come ha detto il professor Ceretti, l'applicazione della giustizia riparativa nell'ambito del penale, quindi l'autore del reato nei confronti della vittima, ma credo che sia un concetto che dovrebbe trovare una sua declinazione, se non giuridica, perlomeno come dire, antropologica e anche da un punto di vista dell'etica professionale, negli altri ambiti. Pensiamo alle controversie di natura civili. Vi sono due parti, possono essere dei coniugi in fase di litigio per una separazione o un divorzio, possono essere due vicini che litigano Certo. per le questioni di vicinato, possono essere il socio di una società che litiga con l'altro socio. Ebbene, ecco, credo che sarebbe importante recuperare la dimensione della stima in tutte queste dimensioni, perché vi sono sempre delle colpe, non solo nel penale, anche nel civile. Vi è chi ha torto e chi ha ragione, ma Certo. al di là del torto e della ragione ci deve rimanere sempre una dimensione di rispetto nei confronti di ambo le parti. Ecco, credo che questa sia una provocazione, per così dire, che va raccolta nella sua generalità. Non ci eravamo messi d'accordo, ma questa parola, la quarta che l'arcivescovo ha rivolto agli operatori della giustizia durante l'incontro di cui stiamo parlando e che ha definito non a caso una parola di orientamento, è proprio legata alla stima, e noi abbiamo questo stralcio. La stima mi sembra che è la condizione preliminare per insinuare anche nei colpevoli un desiderio e una speranza di poter cambiare, ecco che la condanna non è una esclusione dal diritto a sperare, ma è una possibilità di percorsi nuovi per loro e per le loro famiglie. Ecco, tutto si lega in fondo, la stima anche per chi è colpevole, certo non è facile, lei giustamente diceva anche in procedimenti civili, ma pensiamo a quello che invece è stato certi percorsi che sono stati attivati, fra terroristi e vittime del terrorismo, però, diciamo è per migliorare in qualche modo anche il clima generale della nostra convivenza, quella che il cardinale Scola ha definito spesso, vita buona.
cioè per promuovere questa vita buona. È chiaro che serve un livello di litigiosità meno evidente, secondo lei? Sì, sicuramente c'è un tema di litigiosità e di rappresentazione dell'altro. Credo che appunto l'elemento fondamentale della giustizia riparativa sia la visione che si ha dell'altro, la visione che la vittima ha del perpetratore della violenza e anche la visione che il perpetratore della violenza ha della vittima, molte volte basata su pregiudizi, su visioni ideologiche e via dicendo. Mi piace anche dire, già che appunto abbiamo rivisto le parole dell'arcivescovo, credo anche che la parola stima sia importante da recuperare nei rapporti tra operatori della giustizia, tra magistrati e avvocati, tra magistrati, perché poi ricordiamo abbiamo gli inquirenti e i giudicanti, e tra operatori, perché anche nei confronti del personale amministrativo e via dicendo. Questo credo sia importante, la consapevolezza che tutti, seppur con una diversità di ruoli, concorriamo alla realizzazione della giustizia, a dare giustizia alle persone. Credo che questo sia fondamentale e la stima è essenziale. Ci sono degli errori, ci sono dei rimedi che l'ordinamento propone, gli appelli, via dicendo, però questo non significa poi trascendere da una critica alla decisione, al provvedimento, una critica alla persona, addirittura al ruolo che questa persona ha. Credo che questo sia molto importante. E allora vogliamo concludere, diciamo, questa parte proprio con le parole del Presidente della Corte d'Appello, Ondei. Sentiamo. Tutti i magistrati penso che si rendono conto che il loro mestiere non è il mestiere di colui che deve giudicare in maniera asettica, perché sempre di fronte a noi abbiamo una persona e la persona va valutata per quello che è. Ovviamente applichiamo la legge, ma sempre con umanità. Se non ci fosse umanità, il diritto non avrebbe senso. Credo che sia il suggello migliore per queste prime due parti del nostro programma. Ci lasciamo ancora per qualche momento, torniamo con l'attualità e quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi, da cui usciamo subito virtualmente per andare presso il cimitero monumentale. Lo sapete, in questi giorni la commemorazione dei nostri defunti. E allora, celebrazione presieduta dall'arcivescovo. Siamo qui per dire che la vita non finisce nella morte, ma nell'abbraccio di Dio. Presso il famedio del Monumentale è l'arcivescovo a presiedere la messa, concelebrata da alcuni frati minori francescani che svolgono il loro servizio pastorale nel cimitero e davanti a tanti fedeli che partecipano all'Eucaristia. In prima fila anche la vice sindaco Anna Scavuzzo con la fascia tricolore in rappresentanza del primo cittadino. Il pensiero va subito alla commemorazione dei defunti, con quella morte definita la nera signora dell'immaginario antico. Chiaro il riferimento a tanti fatti di cronaca, anche delle ultime ore. C'è troppa morte sbagliata. Gli uomini si impegnano troppo per seminare morte, la morte violenta, la morte in guerra, la morte per le violenze che si consumano in casa, la morte per pazzia nei luoghi della vita quotidiana, la morte stupida di chi si mette nei pericoli, la morte assurda di chi si accalca per una festa. Inevitabile e dolorosissima allora la domanda. Che sta succedendo all'umanità del nostro tempo? Ha forse stretto alleanza con le forze nemiche della vita? Insomma, detto in altri termini, per utilizzare quelli dell'arcivescovo, abbiamo noi cristiani ancora parole da dire che siano comprensibili? Abbiamo ancora opere buone da compiere che non siano inutili? Eppure, noi cristiani celebriamo l'Eucaristia, ossia che Gesù ha subito la morte sbagliata per insinuare un principio di speranza in ogni morte. Chi dunque ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Si interroga Paolo. Nulla, né nella persecuzione, nella tribolazione, nella spada, né la morte, perché siamo più che vincitori se siamo uniti a Gesù. Per questo i cristiani si fanno annunciatori della sapienza della croce. La sapienza che
argina, contrasta la follia che impegna tante risorse per far morire, invece che impegnare tutte le risorse disponibili per aiutare a vivere bene. Avete visto l'arcivescovo davanti agli ultimi iscritti nel Famedio, gli ultimi illustri milanesi. Dopo la celebrazione al Monumentale tradizionale, nella giornata della commemorazione dei defunti, altrettanto tradizionalmente l'arcivescovo si è poi recato in preghiera nei cimiteri della città e ha celebrato invece l'Eucaristia presso il cimitero di Bruzzano. Stiamo vedendo in questo momento le immagini, sottolineando sempre questo concetto di tenere viva la speranza. Nella sua omelia ha anche parlato di una certa, timidezza dei cristiani su questi argomenti. Poi, come vedete, in Duomo la celebrazione della serata del 2 novembre per tutti i defunti della diocesi di Milano. Adesso abbiamo concluso. Io ringrazio ancora Mattia Ferrero, che è stato con noi, presidente dell'Unione dei Giuristi Cattolici di Milano e vicepresidente dell'Unione Nazionale. E vorrei far vedere, proprio per una questione di giustizia, mi permetta, quell'immagine che ormai i miei telespettatori conoscono bene. Il Duomo, negli giorni immediatamente successivi allo scoppio della guerra, con la bandiera ucraina proiettata sulla facciata della cattedrale. Speriamo nella pace e speriamo nella giustizia. Grazie di essere stato con Grazie noi, davvero. Bene, noi torniamo settimana prossima come sempre, poi gli appuntamenti quotidiani di approfondimento, e quindi grazie per averci seguito. Arrivederci, ciao.